sud-sud. In questo periodo di coronavirus l'Italia ha ancora più bisogno del sud, perché l'Italia per salvarsi si dovrà salvare anche attraverso e con il sud. In questo momento ovviamente bisogna pensare soprattutto alla salute degli italiani, però già emanando delle norme a favore dell'economia bisogna pensare in modo particolare al sud. Il sud soffre da tanto tempo, da decenni, il gap con il nord, per cui è sempre più penalizzato. Le imprese del sud sono più penalizzate, i lavoratori stessi, le famiglie sono tutte penalizzate rispetto a quelle del nord. Bisogna fare in modo che alcune leggi, l'abolizione della burocrazia, la semplificazione, rendano semplice la vita alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori del sud. Quindi c'è bisogno che lo Stato metta mano a queste cose. Non è giusto che, per esempio, un'azienda del sud è penalizzata rispetto ad un'altra del nord perché praticamente le infrastrutture nel meridione non consentono, diciamo, anche a parità di chilometri, non consentono alle aziende del sud di fare le consegne nello stesso tempo che ci impiega un'azienda del nord, perché praticamente le strade qui sono fatiscenti. Quindi, tra le altre cose, teniamo presente che in effetti mettere mano alle infrastrutture del sud significa impiegare anche capitale pubblico e significa, tra le altre cose, anche creare lavoro al sud. Al sud ne abbiamo molto bisogno. Prima di questa catastrofe, in effetti, già il sud era molto penalizzato per quanto concerne la disoccupazione. Avevamo dei dati impressionanti raffrontandoli, quindi c'è bisogno che nelle norme che il governo va a varare, tenga presente che il sud ha bisogno molto più del nord e attraverso il sud si può salvare anche il nord e l'Italia tutta.